Siamo dati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, celebriamo con gioia la solennità dell'Assunzione al Cielo in corpo ed anima di Maria Santissima, che il Santo Padre, Papa Pio XII, definì come verità rivelata dal Signore, quindi articolo di fede non impugnabile, o se preferite dogma di fede, con la bolla, anzi con la Costituzione Apostolica, Munificentissimus Deus del 1 novembre del 1950. In questa bolla, al termine di essa, quindi come definizione dogmatica dopo tutta quanta la presentazione, la spiegazione teologica, si legge che la Madonna, terminato il corso della sua vita terrena, non specificando quindi il termine della sua vita terrena, però fu assunta in cielo, in corpo ed anima. Il suo corpo non passò per la corruzione della morte, ma appunto si trova fin dal momento del termine della vita terrena, godendo da subito della perfetta glorificazione di tutto l'uomo, anima e corpo, in cielo. Sappiamo, quest'anno siamo stati in pellegrinaggio qui vicino alle Tre Fontane, dove la Madonna nel 1947, 3 anni prima della definizione dogmatica, apparve a un grande peccatore, poi convertito, che era Bruno Cornacchiore. Tra le tante cose che disse, furono queste parole: il mio corpo non poteva marcire e non marcii, quindi la corruzione del corpo, gli angeli lo vennero a prelevare e lo portarono integro e intatto, così come era uscito dalle mani dell'Altissimo, al cospetto del trono di Dio. Quindi questo è il contenuto di questa festa. Le letture di oggi della messa del giorno ce ne spiegano in parte i contenuti e i fondamenti. La lettera di San Paolo, che abbiamo approfondito nella messa precedente, ci ricorda che il peccato e la morte sono entrati nel mondo con Adamo, la vittoria sulla morte è venuta sulla terra con la risurrezione di Cristo, lui è la primizia dei risorti dai morti, alla fine tutti risorgeranno in lui. La Madonna ha avuto l'anteprima della piena partecipazione alla sua risurrezione e alla sua glorificazione, in quanto concepita senza peccato si è mantenuta per tutta la vita vestita di sole, come ce la presenta la prima lettura. Sappiamo che il sole è un'immagine perfetta sia di Gesù sia anche della sua santa e divina volontà, che è come il sole che splende. La Madonna vestita di sole significa ricordare che tutta la sua vita, come la invochiamo nell'Ave Maria, fu incessantemente piena di grazia, ed è per questo che, non avendo conosciuto il peccato, è stata assunta nella gloria. Il Vangelo ci ha presentato la visita a Santa Elisabetta, dove Elisabetta fu la prima a riconoscere, per dono dello Spirito Santo, chi aveva davanti, chiamandola come noi chiamiamo la Madonna, con la seconda parte dell'Ave Maria: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seme, del tuo grembo, e definendo beata colei che aveva creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Lei aveva appena concepito nell'Annunciazione il Figlio di Dio fatto uomo. E poi il cantico di lode che la Madonna quella volta cantò per la prima volta, e che possiamo essere sicuri, se c'è una cosa che possiamo essere sicuri, è che oggi in paradiso sicuramente la Madonna canta il Magnificat. Questa è una delle cose, delle poche cose che possiamo sapere dell'aldilà, ma sicuramente lei passa il tempo a lodare il Signore e a umiliargli il suo nulla, perché lei sa che tutto ha ricevuto dall'Altissimo e che c'è un segreto unico della sua grandezza. Qual è questo segreto unico di Maria? E così concludiamo già queste brevi riflessioni. Allora, vi leggo un brano tratto dalla serva di Dio Luisa Piccarreta, dove Gesù stesso, che spiega la grandezza della Madonna e anche il significato profondo della festa di oggi. Ve lo leggo, lo commentiamo un attimo insieme e terminiamo queste riflessioni. Dice Gesù: figlia mia, il vero nome di questa festa dovrebbe essere festa della divina volontà. Oggi è la festa della divina volontà, perché chi è stata la Madonna? Cosa ha fatto la Madonna nella tua vita terrena? Una cosa molto, se uno volesse proprio dirlo in due parole, non ha mai fatto quello che voleva lei, ha sempre fatto quello che voleva Dio. E quindi questo ci pone una domanda: se la Madonna, che ha sempre fatto quello che voleva Dio e non ha mai fatto quello che voleva lei, è stata perfettissima
è incorrotta e non è passata neanche attraverso la morte, perché noi moriamo? Perché facciamo la volontà nostra. Perché la nostra vita non è così bella? Perché facciamo la volontà nostra. Perché la società in cui viviamo è corrotta? Qual è il principio della corruzione? È la volontà nostra. Mo non voglio rovinarvi questa festa, d'accordo? Però sapete, i contrari fanno sempre capire. Quando uno vuole capire bene una cosa, deve sempre guardare il contrario. L'ho detto tante volte questa cosa. Voi sapete che purtroppo, insieme ai cristiani, specialmente negli ultimi due secoli, ha cominciato a dilagare un brutto fenomeno che sono, quindi, sono gli adoratori di Satana, satanisti, purtroppo. Il fondatore storico, purtroppo, di questa brutta setta, tuttora largamente operante non solo in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo intero, si chiamava Anton LaVey. Sapete qual era il motto di Anton LaVey? Chi lo sa? Il motto di Anton LaVey era: fai ciò che vuoi tu. Ma un satanista non dovrebbe dire il motto suo: adora Satana, fai i peccati. No, 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 no. Fai ciò che vuoi tu. Capito? E qual era il motto della Madonna, secondo voi? Faccio quello che vuole Dio, sempre e solo quello che vuole Dio, nient'altro che quello che vuole Dio. Cioè la Madonna, quello che vuole lei. Ecco, se c'è una cosa che la Madonna non sa, se tu gli dici: senti un po', Maria, mi spieghi che significa fare un atto di volontà tua personale che non sia riferito a quello che Dio vuole? La Madonna dice: spiegamelo tu, perché io questo non lo so. Veramente? È così. Allora, Gesù prosegue il commento. Ecco perché questa è la festa della volontà divina, della volontà di Dio. Perché la Madonna è stata assunta in cielo, si trova così in alto, non è passata per la morte, solo per questo. Il Vangelo della Messa di ieri diceva: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. In un'altra parte del Vangelo qualcuno dice a Gesù: beata tua madre. Gesù dice: beato chi fa la volontà di Dio. Perché mia madre è stata mia madre perché questo ho fatto nella vita terrena. Allora proseguo la lettura e poi concludiamo. Sentite che belle parole che Gesù dice. Fu la volontà umana quella che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli con il suo creatore, che fece uscire in campo le miserie, il dolore e che mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo. Ora, questa creatura, Maria, regina di tutti, col fare sempre in tutto la volontà dell'Eterno, anzi, si può dire che la sua vita fu la sola volontà divina. Aprì il cielo, si vincolò con l'Eterno e fece ritornare nel cielo le feste con la creatura. Ogni atto che compiva nella volontà suprema era una festa che iniziava nel cielo, erano soli che formava per ornamento di questa festa, erano musiche che spediva per allietare la celeste Gerusalemme. Sicché la vera causa di questa festa è la volontà eterna, operante e compiuta nella mia mamma celeste, che operò in lei tali prodigi da stupire cieli e terra, da incatenare l'Eterno con vincoli indissolubili d'amore, da rapire il Verbo di Dio fin nel suo seno, e gli stessi angeli rapiti ripetevano tra di loro: da dove tanta gloria, tanto onore, tanta grandezza e prodigi non mai visti in questa eccelsa creatura, in Maria? Eppure è dall'esilio terreno che viene. E attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vita operante in lei, e tremebondi dicevano: santa, 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 onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore, e gloria a Maria e tre volte santa colei che ha fatto operare questa suprema volontà. Ora, a conclusione di queste riflessioni, lo stesso Papa che fece il dogma dell'Assunzione, Pio XII, disse queste parole che sono sempre più drammaticamente attuali. La più grande disgrazia della nostra società, già negli anni 50, non sono passati altri 70 anni, e la più grande operazione che ha fatto il diavolo è far perdere il senso del peccato. Perché cos'è che si oppone alla volontà di Dio e dà forma e dà corpo alla nostra volontà umana? È il peccato. Ma quanti sono anche tra noi fedeli coloro che hanno una coscienza ben formata, che sanno riconoscere, distinguere il peccato
come dice Papa Francesco, quando si vanno a confessare, chiamarlo per nome e per cognome, riconoscendo che è solo da lì che viene tutto il male che c'è nel mondo, solo da lì. Molte persone pensano di non avere peccati, però capite, quando uno non ha peccati, io scherzando a qualcuno gli dico: senti un po', sono due le cose, o sei la Madonna rediviva, perché solo la Madonna non c'era peccati, oppure hai la coscienza poco formata, quindi devi assolutamente convertirti e formare un po' meglio la tua coscienza. Perché facciamo attenzione, se io per esempio faccio un sacco di peccati e penso di non farli o non me ne rendo conto, sapete che succede? Il male viene prodotto lo stesso, solo che viene prodotto senza che nemmeno me ne rendo conto, capite? E non sarò mai né felice in questa terra, né renderò felice chi mi sta intorno e né beato in paradiso, capite? Ecco perché dobbiamo pregare Maria Santissima, la Madonna, sempre quando appare la prima cosa che dice: convertitevi, convertitevi, convertitevi. Che significa convertitevi? Formate la vostra coscienza, prendete anzitutto coscienza di come e quanto la vostra vita è lontana dalla volontà di Dio, per ritornare ad essa in maniera sempre più perfetta. Capite? Perché poi ci sono vari gradi di unione con la volontà di Dio: c'è lo stretto indispensabile, che è astenersi dai peccati mortali; c'è un pochino di più, astenersi dai peccati veniali volontari; c'è un pochino di più, che è tendere alla perfezione; e c'è un pochino di più, che è tendere alla massima perfezione possibile in questa vita. Questo è un cammino a cui ci si arriva gradualmente, ma la coscienza che deve animarci è che tanto più mi avvicino a questo cammino e quanto più sarò felice adesso e beato dopo, quanto più mi allontano da questo e quanto più la mia vita sarà un inferno anticipato qui, e Dio non voglia che diventi poi un inferno continuato dopo. Nella peggiore delle ipotesi purtroppo questo succede. Quindi questi sono gli spunti di riflessione di questa donna, di questa festa. Ringraziamo il Signore che ha creato Maria così bella e così santa, e che ci fa vedere nella sua persona cosa significa vivere una vita di perfetta comunione con Dio, a cosa porta e cosa comporta. Chiediamole aiuto, perché possiamo anche noi, per quanto possibile, imitarne le orme e aprirci completamente ogni giorno sempre di più e sempre meglio alla divina volontà, che venga a regnare nei nostri cuori e nella nostra vita e porti con sé tutta la felicità e il bene che essa in sé contiene. Siamo lodati Gesù e Maria.